In compenso, invece, l'austerità ci ha portato, quindi vale a dire drenare risorse dal settore privato, no? A colpi di tasse, a colpi di riduzione di spesa e così via. Quindi il contrario rispetto a quello che ha fatto l'America, il contrario rispetto di quello che ha fatto l'Inghilterra, cioè i paesi che sono usciti dalla crisi, no? Cosa ha fatto? Se io dreno soldi dall'economia perché metto più tasse, paradossalmente, allora la gente spende di meno, spendendo di meno la gente, il mercato interno crolla. Mi va benissimo per la mia bilancia commerciale perché me la pareggio, no? E sono contento. Peccato che il mercato interno che crolla produce che le società, i negozi, le cose falliscano. Chiudono. Se le società falliscono, quelle sono le sofferenze. Perché quando fallisce un'impresa significa che non sta restituendo i soldi alla banca che l'ha finanziata. E allora io dall'altra parte, io che sono contribuente, sono convinto di aver fatto una cosa virtuosa nel non aver pagato poi dopo per le garanzie a questo o quest'altro. Bene, il risultato però che cos'è? Che nella banca in cui io ho i soldi spariscono gli attivi della banca perché lei a sua volta i miei soldi li ha prestati a qualcuno che non li sta restituendo a causa dell'austerità. E la soluzione che è stata trovata che cos'è? Bene, dato che spariscono gli attivi, allora faccio sparire anche il risparmio fino a che le due cose non si pareggiano e questo è il bail-in. Ora, se vi sembra che sia una cosa logica, mi sembra molto sbagliato. La soluzione c'è già stata data, è che quando si è in crisi bisogna mettere denaro nel sistema. Denaro nel sistema e il denaro, ripeto, può Non è quello che esserci, sta accadendo. può esserci perché c'è una banca centrale che in teoria potrebbe sostenere espansioni fiscali, così Io come è credo sia sempre stata stato negli immessa Stati una Uniti. quantità di denaro, No, addirittura una quantità no, così no, perché il forte. quantitative easing è l'acquisto di titoli in cambio di soldi. Ma se mi compra un titolo di Stato che rende zero, cioè in questo momento i tassi sui titoli di Stato sono zero, anche No, negativi, mi scusi, eh? non ha Ok, senso. se la banca centrale compra Non ha un titolo senso. che ha tasso negativo, no? Paradossalmente sta drenando denaro, non lo sta mettendo.